Bentornati dallo Zio Cromo, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'ultimo video del 2022. Ormai vi ho abituati così, gameplay di Sly sotto, non c'è la mia faccia nonostante in questo periodo io abbia deciso di tornare a metterla. E facciamo il resoconto di quest'anno. È stato fantastico per me, sono riuscito a passare dai 70.000 iscritti ai 110.000 quasi, mancano tipo 100 iscritti ai 110.000. Cioè ho fatto una roba come quasi 40.000 iscritti ed è un traguardo pazzesco. L'anno scorso, non so se vi ricordate, provavo a mirare ai 100.000, mentre non ricordo se su Instagram avevo detto 10.000 o 5.000, mi sembra 10.000, ma comunque ne ho fatti 4.000 perché ammetto che l'ho utilizzato molto meno rispetto a quanto avrei dovuto. E sarebbe il momento che iniziassi a utilizzarlo. Già adesso potrete sicuramente vedere qualche storia in cui starò facendo robe a Capodanno, non so cosa e non voglio saperlo. Beh ragazzi, innanzitutto grazie per questo 2022 assieme, è stato fantastico, il mio miglior anno su YouTube, ho imparato tantissime cose, come comportarmi con determinati argomenti, ho avuto nuove idee per nuove serie, le ho applicate, vi sono piaciute, posso già pensare alla serie Memory Card su Retro Gaming, che è andata molto bene rispetto a quanto credevo. Ai tempi avevo anche molti meno iscritti, non facevo shorts e non portavo nemmeno la serie di tutti i videogiochi in un minuto di una saga. E quella mi sta piacendo veramente tanto, tant'è che ho già pronti 3 episodi. Devo solamente registrarli ed editarli, però li ho già scritti. Vi giuro, in quest'ultimo video non so cosa dire, non so che obiettivi darmi, cioè potrei dirvi da ieri a oggi che raggiungerò, vorrei raggiungere i 150.000 iscritti durante quest'anno, proviamo a respingere con i 10k Instagram, ma io voglio fare una promessa a me stesso, o comunque avere sto buono proposito, dai, per il prossimo anno, e darmi una svegliata con le live. Io vorrei iniziare a portare live, non dico sempre, ma almeno una volta a settimana qui su YouTube. Twitch non mi piace particolarmente, o poi magari dal giorno all'altro cambia per alcune cose che mi danno fastidio. A quel punto potrei pensare di tornare anche sulla piattaforma Viola, però per il momento voglio rimanere a streamare su YouTube. Su Instagram ho fatto un sondaggio dove chiedevo se sarebbe piaciuto che portassi tutta la saga di God of War in live, e a quanto pare la maggior parte delle persone era d'accordo. Devo ammettere che io mi diverto molto in live con voi, tuttavia alle volte mi sembra di non essere abbastanza. Per questo motivo mi sono rotto le scatole di tenermi a freno in un certo senso e vorrei tranquillamente liberare lo spirito creativo, intrattenitore, non saprei come dire. E poi, visto che YouTube adesso suddivide video, shorts e live in 3 canali diversi, sì, infatti potete recuperare le mie vecchie live dalla sezione dal vivo, è anche molto più comodo, cavolo. È molto più comodo perché non va a interrompere il watch time dei video. Ma non mi metterò a spiegare queste cose perché andrò contro i miei principi del dare delle piccole pillole e poi le persone credono di conoscere YouTube alla perfezione, ma non è mai così, ragazzi. Purtroppo non è mai così. Anche col watch time c'è tutto uno studio dietro che tutti i creator si studiano o si devono studiare. Comunque, a livello personale devo dire che il 2022 mi ha dato molto, sono cresciuto come persona proprio a livello di uomo, ecco. Ho coltivato amicizie che già avevo, e non parlo solo di creator conosciuti alla fine del 2021. Poi sono quasi 4 anni che sto con la mia ragazza, quindi mi sta andando tutto bene per la vita privata, grattata di coglioni tattica. Io, ragazzi, non so come è andato a voi quest'anno. Spero che possa essere stato uno dei migliori. Purtroppo so che per molti non è così. La vita alti e bassi. Se avesse solo alti sarebbe bellissimo, lo so, però non va così purtroppo. E in caso il 2022 sia stato un anno orribile per voi, speriamo che il 2023 ci porterà qualcosa di più importante. Io faccio un'ultima premessa sola che riguarda me e voi. Spero che il mostrarmi di più, il fare live più spesso, possa in un certo senso consolidare questo rapporto youtuber iscritti, perché mi piacerebbe veramente. E ci vediamo l'anno prossimo. Ha 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 ha.